Lei che dall'inizio è sempre stato molto critico con questo governo, dicendo che insomma era un po' troppo orientato verso politiche di destra, sembra ancora una volta invece dare un po', si direbbe, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? No. Anzi, una Sì. normalizzazione addirittura dei partiti populisti, dice Massimo Giannini. Esatto, normalizzazione è la parola giusta, solo che diciamo, la realtà in cui viviamo non è una realtà normale. Il quadro politico è spostato, il quadro sociale ancora di più, terribilmente a destra. Basta non fare nulla e questi piccoli aggiustamenti saranno poi da valutare uno per uno, ma non mi pare che cambino nella sostanza il quadro, fanno sì che rimanga lo stato delle cose, cioè la normalità. Allora, Sì, ma dare un verranno lavoro abbassate anche le dignitoso. tasse sul lavoro, per esempio, che non Ah, è, insomma, insomma. allora abbiamo il PNRR, cioè un'occasione che non ricapiterà, un'occasione straordinaria, una quantità enorme di soldi che naturalmente poi in qualche modo pagheremo, pagheranno i nostri figli. Se non si usa questa occasione, Piero Calamandrei, che era un uomo di centro, un azionista, diceva che il progetto della Costituzione era dare a ogni uomo la dignità di uomo. Oggi è un progetto di estrema sinistra. Se non si usa nemmeno questa enorme quantità di denaro per provare a dare una pensione dignitosa a tutti, a combattere il precariato, cioè a salvare le vite, diciamo, dalla morsa di questa dilagante infelicità, per cui ormai, diciamo, gli italiani non vanno più nemmeno a votare, tanto le loro vite sono distrutte, una redistribuzione della ricchezza attraverso un fisco veramente progressivo. Se non era questo il momento di fare delle vere riforme per cambiare le cose, per una società più giusta. Ecco, se non si fa nulla di tutto questo, la società italiana rimane a destra, cioè rimane diseguale, rimane ingiusta. Basta non fare nulla, non, come dire, non mi aspettavo che fosse fatta 23 ulteriore miliardi di macelleria manovra sociale. Ma espansiva, adesso non devo difendere io Mario Draghi, scusate, non lo farò mai più, però 23 tranquillo. miliardi di manovra espansiva fatta da Mario Draghi con l'abbassamento delle tasse, il rifinanziamento di almeno 1 miliardo del reddito di cittadinanza, diciamo, non va proprio nella direzione del liberismo selvaggio, cioè qualche, come Ma dire. nella direzione di lasciare le cose più o meno come No, sono, forse allora, peggiorando. c'è solo una precisazione da fare, se posso, Lilli, rispetto a quello che diceva Tommaso Montanari. Che io condivido sul piano dell'impostazione teorica, è chiaro che le cose che sta dicendo sono necessarie, ma attenzione, non è il PNRR che ci può consentire di fare queste operazioni, perché quelli sono soldi che l'Europa ci ha dato in buona misura in prestito e in parte anche a fondo perduto, ma per fare cose molto specifiche, tra le quali non c'è Certo. la spesa corrente, perché altrimenti i soldi non te li dava. Quelli Massimo, sono però soldi là, che servono per quei fare soldi tutti gli lì. investimenti in infrastrutture necessari a modernizzare questo paese. No, Quindi vabbè, lo scopo del attenzione, fermo restando PNRR. che io condivido il fatto che un governo deve farsi carico dell'enorme disparità sociale che anche il Covid ha accentuato, però questa è un'altra partita rispetto al piano Ma nazionale allora, lo di scopo del resilienza e rilancio. Se PNRR. non stiamo attenti a precisare questo, non capiamo, perché sembra che No, siamo ma lo cattivi, ci prendiamo tutti i soldi e li diamo ai ricchi invece di darli ai poveri. No, perché se vuoi Allora, lo fare scopo. più pensioni e Allora, più stipendi pubblici, quei soldi l'Europa non te li dà. allora, Però professor banalmente. Montanari, le